muoiono solo in Italia, no? Allora, mentre tu hai una realtà che non è nuova, ma è quella antica, per cui il sistema capitalistico è un sistema mondiale che prevede zone di sviluppo, di sottosviluppo, che si richiamano l'un l'altro, di avanzamento, di arretratezza, e che si richiamano l'un l'altro, vedi la buona parte della sinistra dice: ma noi oggi stiamo nel vostro business. Allora, per esempio, che ce ne frega, facciamo conto, dello scritto di Gramsci sulla questione meridionale? Quella è una cosa pre-postfordismo, no? Oppure l'altra cosa infamissima: Lenin ha sbagliato perché ha tentato di introdurre in Russia le tecniche fordiste, come se ce ne fossero altre, fossero state altre al suo tempo, e come se non fosse vero che la produzione economica avviene in certi modi più raffinati, meno raffinati, ma sempre intrecciati tra di loro. Allora, è molto importante il fatto che Hulz, appunto, tende invece a sottolineare come quell'oggi, comunisti oggi, vada visto nell'ambito della visione del mondo, quindi l'attuale dentro lo svolgersi della continuità. E questo poi Hulz nel libro polemizza aspramente contro quei compagni, si fa per dire, che... vi ricordate, dopo l'89 in Italia c'era questa moda ridicola dei vari Tortorella e Chiarante, eccetera, no? Noi sì, siamo comunisti, ma italiani, nel senso che tutto il resto della storia del movimento comunista ci frega, non siamo noi siamo italiani, no? Allora noi Gramsci, Lenin, Stalin, non ci frega, noi siamo italiani, Gramsci, no? Lui è implacabile, forse, con questi atteggiamenti. No, rivendichiamo tutta la nostra storia comunista. La nostra realtà è la nostra storia del movimento comunista, tutto. Attenzione, non è un atteggiamento stupido questo. C'è una versione stupida di questo. Ed è l'atteggiamento di quel compagno che dice, per esempio: vedi che è successo dopo il crollo? I lavoratori stanno peggio di prima, e quindi viva il passato. Il ritratto. Ecco, il ritratto. Questo è stupido. Questa è la reazione difensiva, ma sterile, che non porta a nulla. C'è no. Uno da bicicletta, però qualche soddisfazione da Ah, certo. Però il problema è questo. Perché rivendicare il passato? Mi pare che la ragione che offre questo sia estremamente precisa e condivisibile. Noi abbiamo vissuto il primo tentativo storico di costruzione su scala mondiale del socialismo in certe condizioni obiettive, di arretratezza e di dominio del mercato mondiale da parte del capitalismo. Questa era la partita. Abbiamo commesso errori, abbiamo avuto vittorie, abbiamo commesso cose mostruose, cose molto belle, ma tutti siamo implicati in questa fase che il movimento comunista ha attraversato, che è una fase del processo storico inevitabilmente molto lungo di costituzione del proletariato come classe nuova. Allora, evidentemente, questa storia è la nostra storia perché è una fase del processo di costruzione del proletariato come classe con i caratteri che diceva Mauro, non come classe che difende i propri interessi, ma che è portatrice di un progetto di civiltà che interessa l'uomo in generale. Ovviamente, dico, nessuno può, meno che mai Verdi ovviamente, ma nessuno può vincere sul fronte della questione ecologica se non si batte l'imperialismo. Questo è il punto. Allora, certo, noi rivendichiamo tutta la nostra storia essendo consapevoli che la nostra storia è stata quella di una fase del processo di formazione del proletariato come classe, fase caratterizzata dal tentativo di costruzione del socialismo nella arretratezza e nel dominio capitalistico del mercato mondiale. Basta enunciare i termini per capire che la nostra storia è stata quella che abbiamo attraversato,
la storia di una paradossale scommessa. Non si tratta semplicemente di fare le nozze con i fighi secchi, ma di tentare di costruire il socialismo in condizioni proibitive. Questa è la realtà. Se non ci rendiamo conto del fatto che il movimento dei lavoratori si è trovato di fronte all'obbligo di costruire il proprio Stato in condizioni proibitive, questa è la realtà. Se non capiamo questo, non capiamo nulla dei drammi. Ovviamente questo non significa che noi accettiamo allora i gulag, no, ovviamente non li accettiamo i gulag, però dobbiamo capire che il gulag sta dentro questa situazione storica determinata, questa fase determinata di costruzione del proletariato come classe. Allora, ecco perché Holz e poi vado sul piano politico, perché è un modo serio di respingere l'ideologia del postmoderno e del nonismo sta nel fare i conti della nostra storia, cioè si tratta qui di capire come abbiamo affrontato dei problemi, con quali armi, come abbiamo cercato di rispondere, quali errori abbiamo commesso e quali illusioni sono cadute. Per esempio, è un'illusione grandissima, quella si chiamava Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Bene, noi possiamo constatare che i massimi dirigenti bolscevichi, a proposito dei soviet, avevano almeno tre concezioni diverse e ce l'avevano contemporaneamente, e non distribuite nei diversi leader, ma in ogni leader c'erano almeno tre concezioni contrastanti del soviet. Già, e io gli ho detto, su questo hai ragione, grazie, allora c'ho ragione che ha avuto il discorso tu. Allora, per esempio, un mito è caduto. Non risulta chiaro nella nostra tradizione di pensiero se il Soviet è un'organizzazione di lotta dei lavoratori contro il capitalismo, dei lavoratori, non semplicemente dei comunisti, ma dei lavoratori a prescindere dalle differenze. Se è il nucleo del nuovo potere politico. È chiaro che se fosse il nucleo del nuovo potere politico sarebbe in aperta contraddizione con la mia funzione, perché è chiaro che un nucleo organizzativo che deve dirigere la lotta contro non può essere la base di costruzione di una pace, perché quando è la base del nuovo Stato deve garantire la pace, la tranquillità, lo sviluppo, mentre prima deve essere la guida del sabotaggio, della lotta e della distruzione. No? Terzo, concezione.